La Notte Rosa ha fatto centro ai Lidi con un autentico pienone registrato al Lido delle Nazioni. Proprio in questa località, infatti, si è tenuto l'evento clou del litorale comacchiese con il concerto di Baby K, una delle rapper più amate dai giovani e non solo, diventata celebre grazie a brani quali Roma Bangkok, cantata con Giusy Ferreri, che a sua volta ha animato la Notte Rosa di Ravenna, Da 0 a 100 e la recente Playa. Molte le famiglie presenti, con genitori che hanno accompagnato i figli all'evento. Baby K è salito sul palco verso le 22.30, dopo un'ora di animazione con lo staff di Radio Bruno che ha fatto ballare il pubblico di Piazza Italia. Conseguentemente pieni anche i locali a ridosso del palco. E mentre Umberto Smaila animava il Malua del Lido di Spina e gli altri lidi proponevano altre animazioni, il colore rosa ha conquistato anche la città di Ferrara. I principali monumenti, a partire dal Castello Estense, fino alle statue del Savonarola e dell'Ariosto in Piazza Ariostea, dove è in corso la manifestazione Mangiafexpo, sono stati illuminati dal colore simbolo della notte, diventato il capodanno non solo della Riviera Adriatica, ma anche delle principali località dell'entroterra. Particolarmente suggestivo il concerto dell'orchestra Plettro Gino Neri, diretta dal maestro Giorgio Fabbri, tenutosi all'interno del castello. Grandi numeri della Notte Rosa si sono registrati anche nel resto della regione, in un multievento che ormai non si limita più ad una giornata, ma ad un intero weekend.